Buongiorno web amici, benvenuti in un altro tutorial. Oggi vediamo come aggiornare il nostro Uconnet 6.5. Quindi metterò a disposizione l'ultimo firmware che c'è a disposizione. L'ultimo firmware che vediamo in causa è questo, che è il 17.07.55. Ok? Allora, prima cosa, scaricate dal link in descrizione tutto il pacchetto, quindi una volta scaricato avrete questa cartella, in questo caso è fatta con il WinRAR, quindi clicchiamo il tasto destro, poi col tasto sinistro estraiamo il file, mettiamo ok e ci darà una cartella. Una volta fatta la cartella prendiamo una chiavetta USB, basta da 4 giga, 8 giga, quello che avete. E quindi inseriamo la nostra chiavetta. Una volta inserita la chiavetta e dopo che ha finito, vedete la cartella, andiamo col tasto destro sulla nostra chiavetta, formattazione col tasto sinistro, fatte 32, formattazione veloce, tasto sinistro avvia. Ok, perdiamo tutti i dati, va bene. Ovviamente questa chiavetta sarà dedicata per questa funzione. Una volta che ha finito, apriamo la nostra chiavettina, apriamo la nostra cartella, prendiamo col sinistro, teniamo premuto tutti, vedete, trasciniamo tutti i file, vengono colorati di blu, riclicchiamo il tasto sinistro, li trasciniamo e li inseriamo nella nostra chiavetta appena formattata. Una volta che avrà completato tutto quanto, quindi tutto sarà stato spostato nella chiavetta e sarà finito, prendiamo la nostra chiavetta, andiamo nell'auto, la infiliamo nella USB con la radio accesa, il motore acceso e ci dirà se vogliamo fare un nuovo aggiornamento. Ci andrà circa 20 minuti, una mezz'oretta, ok? Una volta che avrà installato tutto, avremo l'aggiornamento del firmware nuovo. Al prossimo tutorial da Credendario. Ciao ciao!